Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Con l'amaro un po' in bocca del fatto di prendere consapevolezza di aver saltato sicuramente qualche reclutamento, anche se mi sembrava di andare bene, a dire la verità, mi sembrava di andare bene e mi sembrava di aver, non lo so, di aver reclutato la maggior parte dei personaggi. Quindi veramente ero convinto di fare bene, se proprio ve lo devo dire col cuore in mano. Se proprio ve lo devo dire, ero convinto di stare andando bene, però a quanto pare non è così. Comunque continuiamo praticamente la parte finale di Shrigo Tentré, dove adesso dobbiamo rimpossessarci delle nostre vere rune di nuovo, dopo che ci sono state tolte. Questo finale mi ricorda molto anche il 5. Anche Shuikoden 5 c'era una sezione del genere dove venivano separati i parti, quindi interessante la cosa. Va bene, andiamo. Ho un team che mi sembra essere molto forte in realtà, quindi va benissimo così. Dovremmo cominciare? Sospetto che il nostro passaggio sarà pieno di creature terribili. Scommetto che non vedi l'ora di incontrarle, vero? Oi. Voi non dovreste essere coinvolti in questo. Tutto questo è a causa di quello che è successo 50 anni fa. Ada, boss, andrei all'inferno per te. Sì, sicuro. Qualsiasi cosa dica Ace, è più facile una volta averla fatta. Sei così furbo, Joker. Ma sarai scusato. No. But you will be sorry. Ah, ma sarai dispiaciuto quando sarò morto. Non parliamo di morire, ok? Noi dobbiamo vivere. Certo. Noi dobbiamo vivere. Sì, hai ragione. Siamo pronti? Il primo che diciamo che si schianta attraverso il corridoio e prende la runa del tuono. Cioè, prima andiamo lì, crashiamo tutto e prendiamo la runa del tuono. Successivamente andiamo a picchiare quel mago da strapazzo e lo trasciniamo fino a Caleria. E poi berremo la nostra vittoria, cioè per la nostra vittoria. Siete d'accordo? Un brindisi per quello. Va bene. E torneremo tutti insieme per celebrare appunto insieme, quindi dobbiamo tornare indietro. Giusto. Facciamola finita con tutto questo, va bene? D'accordo? Sì, va bene. Questa scena chissà se c'è perché ho messo questo party. Magari non si sarebbe vista se avessi messo un party diverso. Chi lo sa? Allora. Qui non abbiamo nulla.
Chissà se li reclutiamo qua magari persone. No, vabbè, non penso. Va bene, ci vediamo all'altare. Aia, c'è Uber che ci aspetta lì. Merda. Minchia, proprio quello che non volevo affrontare. L'avevo detto che lui aveva l'aria da boss finale comunque. L'avevo detto. Siete in ritardo? Immagino di sì. Come puoi rimanere così freddo? Comunque il mondo sta per finire, così calmo sarebbe, vabbè. Lo crederò quando lo vedrò. Sono passati 50 anni quando ho avuto la stessa sensazione. Sei diventato più forte col tempo. Un ricordo per essere scappato dalla morte, immagino. È più una maledizione. La conoscenza può essere una cosa tediosa. E allora porrò fine alla tua miseria. Tu, successore di una delle 27 vere rune, e avrai garantito il tuo sonno eterno. Non ti senti onorato? Mi sento stanco. Ma è un duello? No. Figurati. Quella è già morta! È già morta!
certo. Ok. Dai che forse riusciamo a concludere qualcosa. Certo. Certo. Dai, crepa. Minchia. Ma è incredibile. Dai, è morto. Oh, godo. Bravo Ace. Reflection Ring. Godo. Oh. Will I never be free from my pain? Sarò mai libero dal mio dolore? Dannazione. Vera runa. Sparisci, demone. Questo mondo è un posto riservato agli umani. Addirittura col filmato? Oh, hai preso di nuovo la vera runa del fulmine. Godo. Il team di Jeddo ha già cominciato? Andranno il prima che possono, cioè andranno non appena saranno pronti. Bene. Partirò per la piattaforma della Runa dell'Acqua presto. Vi auguro il meglio, ragazzi. In gamba. Avete così tanta fiducia in me. Tu sei una vera combattente e non dubito mai di un vero combattente. Mi rispetterei ancora dopo che questa battaglia sarà finita e torneremo nemici ancora una volta? Certo. Non sono sicura di come funziona Zexen, ma nelle Grassland aiutiamo anche i nostri rivali quando dobbiamo. In Zexen abbiamo un detto. Trust must be earned, quindi la fiducia deve essere guadagnata. Ma è triste non essere in grado di ottenere la fiducia degli altri. Per il tempo che verrà, io mi fiderò di voi. Ascoltami, come capo dei Caraia, del clan dei Caraia, lascia che ti dica che non importa
Non importa se voi siete nemici, se voi no, se voi siete nostri amici o nostri nemici. Io vi rispetto, su questo potete credermi. E da donna con una certa esperienza, lascia che ti dica, so che non è sempre facile essere amati se non si è una donna, se non si è una donna forte. Se vorrai avere dei figli, se vorrai avere dei figli tuoi un giorno, devi mostrare delle debolezze qualche volta, così come la forza. Scusami, è diventata tutta rossa. Sappiamo di poter contare su di te, Dama Bianca di Zexen. È diventata tutta rossa perché le ha detto se vuoi avere dei figli. Ok. Qual è il problema, Milady? C'è qualcosa che ha detto? Potete per favore tutti stare zitti? È impazzita totale. Mi dispiace, Salom, non è niente. Adesso devo scegliere la squadra diciamo, per andare avanti. Sì, Milady. Allora, con lei non posso semplicemente scegliere i cavalieri di Zexen perché... c'è un problema con i cavalieri di Zexen. Uno che non li ho allenati, almeno non tutti. E allora, Fuchs, Bright, il sergente e cosa li voglio mettere con Joe. Quindi tutti gli altri li possiamo utilizzare. Quindi io direi di mettere Franz e Ruby. Poi mettiamo... Ganache è arrivato al 56 addirittura. Mua che mi fa da tank, lui lo possiamo mettere qui. Anche Yuiri non sarebbe male. E Stella la usiamo qui. Ma sai che potremmo mettere anche Nash che rune aveva? Allora, Salom ha la runa dell'acqua, quindi in teoria potrebbe curare. Yumi era una curatrice, se non sbaglio. Sì, portiamo Yumi. E qua portiamo Luis. E ci siamo. Il fatto è che ora però dovrei rinforzare le armi. Bene allora, Milady. Vabbè, sicuramente posso parlare poi con lui per cambiare il party. E allora, innanzitutto dobbiamo cambiare il party perché devo mettere Franz con Ruby. Poi Mua con Yumi e Chris con Estella. Ah, lei aveva la runa della terra. Allora era l'altra quella che curava, se non sbaglio, vero? Che ora come faccio a cambiare parti? Forse devo parlare con Apple. Eh sì. Allora no, Yumi toglila. E
Potrei mettere anche Nash volendo. Nash aveva la runa dell'acqua. Sì, mettiamo Nash. Se non mi ricordo male, aveva la runa dell'acqua lui. Sì. Ok, possiamo salvare. Ok, vediamo se posso potenziarmi un attimo. Ok, mi sono andato a potenziare e ora siamo a posto. Odio preoccuparmi di tutto questo ancora. Facciamola finita. Quello che vuoi. Non strafate. Ho bisogno di tutti voi, tutti d'un pezzo. Ci risiamo. Bestie maledette, non importa a quale prezzo, ritorneremo con le perdite minime. Comunque sì, ci sono dei dialoghi sempre prima della battaglia, diciamo finale tra virgolette, però ok, interessante. Però penso che ce ne siano diverse in base a che personaggi porti con te nel party. Ho questa impressione. Va bene, andiamo verso il boss, che io già immagino chi sia. E infatti, palese, sicuro che era lei, 100 su 100. Sara. Oddio, non ho letto che ha detto. Positivamente potresti... Potresti, diciamo, stare attenta a quello che succede se la vera runa del vento viene rilasciata e la sua spirale esce fuori dal controllo. Sarebbe inimmaginabile quanta gente verrebbe distrutta da ciò. Certamente ho, diciamo, paura o comunque sto attenta, ma è necessario. D'altronde, questa... Ah, d'altronde non è la tua spada, d'altra parte, diciamo dal tuo lato, neanche la tua spada è così innocente, visto che ha preso tante vite pure. Che cosa? Ho usato la mia spada per proteggere il mio popolo, non per distruggerlo. Il maestro Luke desidera dare più dignità alla gente. Questa è la cosa più valutabile comunque in generale nel mondo. Più di valore rispetto alla vita? Lascia che ti chieda questo. Cos'è più importante, il tuo dovere o la tua vita? Questo è ridicolo. La tua vita è molto più... Ah no, la tua vita è molto lontana dall'essere valida o comunque valutabile rispetto alle infinità di vite che hai sacrificato. Non ho nessun rimorso per quelle che ho preso. Chris, è così sfortunato il fatto che tu non riaprirai più gli occhi. Ah, bene. No, l'ha stoppato. Madonna, sta regola che stoppano gli incantesimi è di una puttanata allucinante. È veramente di una puttanata allucinante.
proprio qua. Dai, ma come fa ad attaccare prima lui? Cioè, io veramente... Boh. Oh, vedi, stop chanting. Finalmente funziona anche dalla mia parte. Dai, ora siamo a posto. Ora ti possiamo venire a fare il culo. Bello. Olè. Oh, la gonnellina si è vista. Tutti level up. Bene, flowing la prendiamo assolutamente. E ci siamo. Neanche lei, arrivederci. Questo è come dovrebbe essere. Per favore, perdonami, maestro Luke. Non sono forte abbastanza. Fuori dai piedi. Sono io che reclamo la vera runa dell'acqua. No. Non lo farò. Ti darò la mia vita per darò la mia vita per mantenerla qui. Come desideri. Ora anche lei sparisce. Ah, no, la stordita. La stordita, gli ha dato il colpo con l'Elsa. Non dovresti desiderare di morire. E quindi ora ottengo la vera runa dell'acqua. Eccola qua. Hai ripreso la vera runa dell'acqua. Ora tocca... Ah, Sasarai addirittura. Oh no, Cecil nel gruppo. Come devo fare ora con Cecil? Con Cecil. Che è scarsissimo. Io spero... Non è che non lo potrò togliere sicuro. Dobbiamo essere fortunati oggi. Non c'è nessuno che sta guardando la runa. Così sembra. Sei sicuro che non c'è nessuno qui? Hai dubbi di me? Guarda, qualcuno è lì. Stai solo cercando di spaventarmi. Non è divertente, sappilo. Dios. Cosa? E chi c'è, scusa? Loro erano tre. Luke. C'è Luke, Huber e Sara. Ma no, c'è anche il fratello di Caesar, Albert, com'è che si chiamava? Bene, allora. Dovresti pensare a partire anche tu, Gio. Noi? Sì, vengo anch'io con te. Non si sa mai chi potremmo incontrare. Stavo soltanto pensando a chi potessi scegliere come membro del party. Allora, noi già ce li abbiamo. Ubar, il sergente e poi Fuch, Bright e potrei portarmi Salom, che lui ha la runa dell'acqua. Ma no, vabbè, ma io come curatore ho già il sergente. Il sergente è già bello che curato. Cioè, nel senso, mi cura lui. Portare Edge? Edge è un po' debole, però, effettivamente. Ma potrei portarlo. Potrei portarlo. Il problema è che Edge... Sì, va bene, portiamo Edge, dai.
E qui portiamo. Chi portiamo qua? Healing. Qua così, a posto. Portiamo Jin che è una gnocca. E siamo a posto. Ok, Caesar si gioina con me. Va bene. Incominciamo ad andare. Lascio tutto a te, Apple. Certo. Lo so che non mi stavi ascoltando, ma per favore, non fare cose strane. Spero di avere a che fare con qualcosa di irrisolto nel mio passato. Joe, per favore, sta attento. Tu sei l'unico che può tenere in mano le chiavi di questa guerra. Certo, lo so. Allora, io in realtà adesso vorrei vedere un secondo. Allora, intanto devo sistemare la formazione. Perché Fuchs va qui e Bright va qui. Poi Edge va qui. Ok. Volevo vedere perché le armi loro ce l'hanno tutte al 16 già. Lui ce l'ha al 15, 16. Dovrei migliorare l'arma di Fuchs, però è di 1. Si sente la differenza? Sì, andiamola a migliorare. Eccoci qua. Spero che le persone che siano andate nelle altre piattaforme stiano bene. È tempo di porre fine a tutto ciò una volta per tutte. Bene, andiamo all'altare, che sicuramente qui. Ma che addio! Qua sicuramente c'è forse il fratello di Caesar. Ma quindi il fratello di Caesar combatte? Vedremo. Perché c'è un altro salvataggio qua? Non capisco. La vera runa del fuoco, ma perché così tranquillo? È particolare. Perché non ci sono trappole o guardie? Puoi ringraziarmi dopo per quello. Ah, vedi? Già. Sarai contro Luke, ovviamente, quindi c'è Luke lì, mamma mia. Albert. Calmati, Caesar. Un buono stratega, ha bisogno di una mente lucida. Adesso faresti meglio a correre, anche se diciamo riprendessi la vera runa, il potere di quelle già collezionate e di questo sito sono abbastanza forti da poterci aiutare nel rituale. Ma pensavo che tu fossi un nemico. Tutta questa faccenda è diventata troppo melodrammatica per il mio gusto, per cui stavo pensando di ritirarmi dal palcoscenico. Ma non eravate voi, diciamo, alla volta di raccogliere tutte le 5 rune elementali e distruggerle? Questa era la sua intenzione, non la mia. Io ho raggiunto il mio obiettivo. Raggiungerò una posizione di status, nel regno di Armonia adesso. Hai fatto tutto questo per quello? Sì. Io intendo, diciamo, affittare, cioè di tendere a lui una mano, quando era Bishop. Ma adesso che lui ha perso quel titolo, ma adesso lui ha praticamente, vabbè, sì, perso, comunque rinnegato quel titolo di sua sponte. È stato un piccolo, diciamo, è stato un piccolo passo indietro, ma aveva ancora tempo.
nel mentre tu stavi reclutando, diciamo, quei barbari e quei cavalieri poco sofisticati, io ho guadagnato una forte posizione nel regno di Armonia, che può servire al mio scopo per adesso. Dannazione. Evoca anche lui le creature? Ah no, se ne sta andando? Bene, allora. Farò la mia uscita. Quando le quattro rune verranno rilasciate, la forza del campo sarà distrutta. Da adesso in poi è tutto in mano vostra. Non dovresti lasciare tutto quanto. Non dovresti lasciare tutto quanto a una possibilità. Se stai cercando di impressionare quelli di Armonia, lasciare le rune, permettere che le rune vengano distrutte è comunque una cattiva idea. Perché non puoi garantire la tua stessa vittoria. Lo so, io come stratega militare ho imparato dal mio maestro. Ho perso tutte le pretese diciamo, di fiducia, che avevo e che potevo avere. E nonostante questo, non sono riuscito a ucciderlo. Sento una strana sorta di simpatia contro di lui e contro la sua pazza missione. Fatemi un favore. Provate a distruggere la sua anima se ci riuscite. Diciamo distruggere la sua anima. Che cosa intende dire? Ah, così? Posso prendere la runa senza problema? Quindi ora l'unico che dobbiamo andare a sconfiggere è Luke con Sasarai? Ok, abbiamo ripreso il vero fuoco. Alla fine abbiamo ottenuto la vera runa del fuoco. E adesso abbiamo preso le rune anche noi. Quindi il vescovo Sasarai è l'ultimo. Oh oh. Ecco, mi sa che devo fare il party finale ora. Quindi loro tre più altri tre. Dove siamo? Sembra che questa sia la nostra destinazione. Qui è dove vorremmo essere, il sito della nostra ultima battaglia. Questa deve essere la nostra ultima battaglia. Joe, per favore, scegli i membri del tuo party per la battaglia finale. Minchia, è veramente la battaglia finale. Oddio, però posso portare anche Chris e Geddo con me. Mi dispiace, ragazzi. Ma devo portarli. Chi altro posso portare? Ayla ci sarebbe buona da poter usare, che lei mi protegge. Devo portare anche Thomas. Anche Thomas mi. Oddio, Sasarai? E allora sì, è necessariamente questo il mio party. È necessariamente questo. Tutti i protagonisti di questa storia.
Va bene. Andiamo a trovare ciò che ci spetta davanti a noi. Chris, Geddo, Thomas e Sasarai. Sì. Dobbiamo salvare adesso. Purtroppo non ho preso le 108 stelle perché purtroppo non le ho prese. Però è stata una bella esperienza questo Shuigoden 3 in tutto ciò. Un po' di battaglie stronze effettivamente che secondo me potevano essere fatte in maniera diversa, però diciamo che non lo so, magari mi andrò a cercare poi su internet cosa ho mancato, perché ripeto, io non capisco, io non riesco a capire il perché non abbia ottenuto le 108 stelle. Io alla fine ho reclutato tutti quelli che potevo reclutare, quindi o li ho saltati in qualche capitolo, sicuro, me li sono mangiati da qualche parte, oppure non ne ho idea. Ecco qua, Luke, la battaglia finale, il Masked Bishop. E il mio party è formato con tutti i protagonisti di questa storia. Sasarai, Thomas, Chris, Jed. Finalmente qui alla fine. Tutto da solo, adesso. Tutti i tuoi alleati ti hanno abbandonato. Quindi perché non, diciamo, non molli questa storia di distruggere la vera luna del vento è un'idea pazza. Perché non ti arrendi? Sono sempre stato da solo, fin da quando sono nato. E tu nello stesso modo, Flame Champion, Joe. Eventualmente potrai imparare che l'onnipotenza e la fama non sono necessarie per ottenere la felicità. Perché dici questo? Io, la vera runa del fuoco, come tutte le altre rune, immagazzina le memorie dei precedenti possessori. Hanno vissuto delle vite felici? Impara dalle loro memorie. Impara la verità riguardo al mondo e impara riguardo, quello che sto cercando di fare. Dove mi trovo? È una proiezione del villaggio dei Caraia? Che diavolo sono ste robe? Minchia, è un problema questo. Sta battaglia è un problema. Ok, meno male. E la Madonna! Minchia, livello 64 così di botto. Che cos'era quello?
Vedi l'armatura di Jimba, che era in realtà il papà di Chris. È strano, io ricordo questo. No, non può essere. Questo è il villaggio dei Caraia? Non di nuovo. Oh, cacchio. Devo resistere, devo resistere. No, ma vaffanculo. Stop chanting. Dai, Madonna di Dio. Non c'è neanche musica, non c'è nulla, è proprio... Che poi secondo me hanno meno HP, però boh, io ci sto andando pesante proprio per evitare problemi, ma secondo me hanno meno HP. Può essere davvero questo il villaggio di Caraia? Non sento nessun odore. Vedo il prato, cioè non sento odori, non, cioè vedo il prato, non ho sentire il vento nella mia faccia. Questo è il nostro futuro, o almeno uno di essi. Futuro? Hai sentito quanto è tranquillo? Qualsiasi suono, forma e i colori spariscono nella completa tranquillità. Cioè, sì, vengono, diciamo, si uniscono nella... Questo è il mondo assoluto. Come può essere questo il mondo assoluto? In questo mondo parallelo le battaglie sono combattute dal Dharma e dal Caos. Questo bilancia il potere che porta giustizia. Chi sono i Dharma e Caos? Qualcuno che conosciamo? Le 27 vere rune sono un'incarnazione di Dio in questo mondo. Questo mondo è nato dopo che la guerra della spada e dello, dopo la, dopo la guerra della spada e dello scudo. Così cominciò un eterno, diciamo, un eterno combattimento tra Dharma e Caos. Quello che vedi è uno dei suoi termini. Questo è un mondo dove il silenzio universale regna nel potere del Dharma, l'ordinario cosmo. Quindi che cosa devo fare con tutto questo nonsenso? È difficilmente senza senso, Yugo. Qui è dove il mondo eventualmente finirà. Questa quiete. Questo mondo triste è il nostro fato. Noi non possiamo cambiare il nostro destino. Ma questo è ridicolo. Non neanche uno spirito, neanche nemmeno uno spirito vivrebbe in un posto come questo. L'unico assoluto, l'unica caratteristica assoluta qui è il silenzio tombale. Questo è il nostro fato, il nostro futuro. Fato. Io non ci credo. Il Flame Champion Joe mi ha detto che il volere di una persona può cambiare il destino. Questo è quello che volevo sentire, Yugo. What? Palesemente, what? Ho posseduto la vera runa del vento. Mi è stato insegnato riguardo al mondo futuro. Il mondo che hai appena visto era posseduto nella memoria, della vera runa del vento. Il Flame Champion, Joe.
potrebbe essere in grado di vedere, di poterla vedere vagamente. Era il futuro, quello era il futuro di questo mondo. Però figa sta parte finale così, con lo spiegone incredibile. Che cosa stai cercando di dire qui? Io distruggerò questa vera runa del vento e me stesso. Così come il Flame Champion ha detto, io posso cambiare il nostro destino. Fin da quando le vere rune causano questo eterno combattimento, persino io posso cambiare il nostro destino distruggendo le rune. Questo non è il futuro che tu meriti, no. Prima che io acquisissi il potere ero inutile. Adesso sono differente. Adesso ho la conoscenza. Con la conoscenza ultima del clan dei Sindar, io posso cambiare il destino del mondo. Potrò rilasciare l'umanità dalle, diciamo, dai bendaggi. E adesso, se tu mi capisci, ritorno la tua runa al piedistallo. Userò il potere della volontà umana per cambiare il futuro. Non dire sciocchezze. Tu menti. Sono tutte bugie. E anche se non lo fossero, perché dovrei crederti? Hai causato un sacco di. Hai provocato la morte di un sacco di buona gente. Lulu, Jimba, i Karajan, il clan delle pape, delle papere, il clan delle lucertole, le teste di ferro di Zexen e anche quelli di Armonia. Sono tutti morti a causa tua. Loro avevano la volontà di vivere, ma tu li hai uccisi. Non potrò mai perdonarti. E allora non abbiamo scelta che combatterci. Siamo entrambi troppo testardi. Forse reclutando tutte le stelle lo potevo salvare, Luke. Magari avrei evitato la battaglia finale con tutte le stelle. Che cosa è successo? Sto bene. Suggerisco di ritirarci fin quando non ci saremo, diciamo, avremo recuperato e torneremo. No. No, va bene. Quindi non mi capisci appieno. Te lo ripeterò tutte le volte che sarà necessario per te, per fartelo capire. Io non ti perdonerò. Io non ti perdono. E allora fermami. Blocca il potere della vera runa. Che cos'è questo? Questo tempio è già riempito con il potere dei cinque elementi delle rune. È abbastanza potente adesso da unirsi con la mia anima ed evocare la sua maledizione nel mondo esterno. Oh oh. Qui c'è la presentazione tipo la runa bestia. La creatura finale. Eccola qua. Che è una fenice? Cos'è? Tipo una sorta di fenice. Madonna, è identica.
È identica alla runa. Cioè, sembra identica alla runa. Quella di Shuigoden 5, la runa dell'alba con il crepuscolo, eccetera. True Heart, quindi lui ha la vera runa della terra. Cos'è Land of Eternity? Perché non me la fa selezionare? Madonna, lei evoca subito, grandiosa. Ti prego, bravo. Così ci protegge da qualsiasi magia. Per una volta sola, però. Ma va bene, cioè. Va benissimo. Sembra un po' la runa bestia del 2, dove c'erano le teste, la runa in mezzo. Questa è un po' simile. Ma vedi, ho fatto un po' di danno a tutti. Ora vediamo che qual è. Inga Reflected. Vabbè, noi siamo protetti però in teoria, giusto? Perché abbiamo fatto. Infatti siamo tutti protetti. Mi sa che non posso utilizzare le rune allora, eh. Allora, io direi di sì, continuare così. Ok, facciamo rune, cerchiamo di distruggere il più possibile e poi nel frattempo ci difendiamo, così se dovessero attaccarci, ovviamente non faccio la runa cioè non attacco la runa del tuono col tuono perché non avrebbe senso. Ovviamente li attacco con gli elementi diversi. Esatto. Oh. No, minchia. Mi ha attaccato prima lei. Oh no. Ha fatto il martello di Regina, anche la runa del. A chi l'ha fatto? Minchia, Gio. Porca miseria. Ah, va bene, dai. Non mi ha tolto tantissimo. Pensavo peggio. Ok. Qui ci difendiamo con Sasarai. Bene. Bene, bene, bene così. Ah, la runa del tuono l'ho distrutta. Bene, ottimo. Questa strategia non è male.
Cioè, se riesco a fare abbastanza danni a tutti in contemporanea. Bravo. Ecco, così lui fa la magia. Oddio. Madonna, meno male che mi difendo. Allora, Final Flame. Qua, sempre sull'acqua. True Lightning. Ok. Peccato che è l'ultima. È l'ultima difesa che posso fare praticamente. Olè, oddio, le ho distrutte quelle due, ottimo. Oh, ho distrutto anche quella dell'acqua. Va benissimo. Perfetto. Va bene. Qui ho un problema adesso. Ok, speriamo di buttarla giù a sto punto. Uno. Non volevo curarmi adesso, però ok. Mi sa che ora i danni elementali non gli faccio nulla. Gli ho fatto danno. Oh oh. Merda. Qui difesa non ne ho. Ah, ok. Oddio, non mi ha fatto tutti sti danni. Ah, vedi, cambia le resistenze in base al colore. Un attacco solo a turno, quindi è buona questa cosa. Quindi ora lui tecnicamente dovrebbe essere tipo resistente a terra.
Perché è tipo di colore giallo? Oddio. Ah, no, è un altro attacco questo. Oh, porca troia. Non mi ha tolto tantissimo. E niente, io allora lo attacco fisicamente. Tu danni glieli hai fatti, quindi continua a fare danni. E tu invece... cura di nuovo. Ah, vedi, c'è scritto Wind... Ah no, vabbè, quello è il nome della creatura. Ma quanti HP ha? Oh, ce l'ho fatta. Top. Sì, fatto. Oh, il boss finale è stato più facile di tutto l'intero ecosistema. È finita. Sì, dopo tutto anche io sono legato al destino. Destino? Perché stai scherzando? Non te la farò passare liscia questa. Troppo sangue e troppe lacrime sono cadute. Oh. Dobbiamo... scappiamo, Gio. Non ancora. Dobbiamo prenderlo. Non abbiamo tempo, dobbiamo andare adesso. Forse con tutte le stelle l'avrei salvato. Se avessi avuto tutte e 108 le stelle, forse l'avrei salvato. Va bene. Andiamo. Andiamo a casa. Dannazione, non credo che questo posto reggerà a lungo, ancora a lungo. Andiamo, Rico. Sì, maestro. Che stai facendo, Rico? Andiamo. Mi dispiace, maestro. Oh no, no! Che c'è, Rico? Veloce! Oh no, è andato! Il badge è andato! Quale badge?
eccolo lì. Ma che è scemo? Ma che stai facendo? Lascialo lì. No. Non posso. Prova che io sono l'apprendista del maestro Fred dei cavalieri di Maximilian. Te ne darò un altro dopo. Muoviti. Io voglio quello. È un ricordo della prima volta che ti ho incontrato. Rico, non farmi questo. Va bene, hai vinto. Aspetta qui, lo prenderò io per te. Sì, maestro. Ma che c... Mrs. Apple, si sta facendo pericoloso qui. Per favore, esca. Ci occuperemo noi del resto. Apprezzo la tua preoccupazione, ma manterrò la parola data e aspetterò qui. Ma potrebbero non farcela in tempo, ma potrebbero non tornare indietro. Tu sei giovane e senza esperienza, non ti preoccupare, torneranno. Come fa a saperlo, Miss? Sono abbastanza vecchia da sapere quando la gente è onorabile. Quando le persone sono onorabili in questo senso. Ah ah. Minchia, questo potrebbe essere un po' più tosto, un po' più duro. Non possiamo tornare a quando... Ah no, non possiamo tornare al luogo di incontro. Cioè, non possiamo tornare nel luogo di incontro se non da questa strada, avanti. Sì. Sarebbe abbastanza stupido morire qui. Sì, torniamo indietro al castello di Midgar. Corretto. Non sarebbe giusto per un vescovo morire in un posto del genere. Avanti. Torneremo indietro e ci riuniremo a tutti quanti gli altri. Veloci. Oh oh. Ah no, ok, minchia, meno male, se c'era qualche battaglia di mezzo ero perso perché non avevo più niente. Non avevo protezione, non avrei avuto più niente. Ah, Fubar è lì. Quindi, ah, ecco, ce l'hanno fatto allora. Ehi, hey, Hugo, hai finito i bagagli? Sì, non avevo troppa roba comunque. Lo so, sono solo un paio di mesi, ma avevo praticamente tutto pronto. Beckham, non mi sembri molto entusiasta di ritornare a ricostruire il villaggio. È ancora presto per andare in pensione, sai? Capisco il tuo punto. Capo Lucia, posso avere un minuto con te? Certo, abbiamo tempo. Volete parlare di figli di nuovo? Di roba zozza? È divertente. No, non può essere. Dove sta andando? Ehi, Hugo, cioè intendevo Flame Champion Joe, hai salvato le Grassland.
Magari qualcuno scriverà un epico poema riguardo a ciò. Il Flame Champion. Volevo diventare un eroe in modo tale da poter proteggere tutti. Ho imparato che questo può essere fatto da chiunque. Quando la vera Luna del Fuoco si è mostrata a me, le memorie del mio predecessore, Joe, pensavo che non potessero, cioè che non potessero essere adatte a farmi un campione. Certo, ci sono volute un paio di persone per mantenere le memorie di qualcuno, della vita di qualcun altro. Sei troppo giovane per una cosa del genere. È così scomodo essere riconosciuti come eroe, Hugo? Sì. Questo ho imparato. Ho avuto abbastanza attenzioni per ora. Immagino di sì. Il problema è che ho ancora del risentimento contro di te. Anche adesso che so che non è il modo giusto di un eroe, cioè non è il modo giusto in cui dovrebbe agire un eroe. Lo capisco, è normale per un giovane ragazzo avere questo risentimento. Anche se ti pensi un eroe, sei comunque un ragazzo. Come Lucia mi ha fatto notare, non sapremo mai le nostre strade se si incroceranno di nuovo. Magari in città o sul campo di battaglia. Io estendo i miei migliori auguri e la buona fortuna a tutti quanti voi. Questo è il modo di Zexan per dirsi addio. Per favore, non prenderla come un'offesa. In occasione. Hugo, stiamo andando. Ma lui sta rimanendo lì al castello? Sì, arrivo. Ah no, ok. Anche lui torna nei Caraia, giustamente. Chris. Puoi farti più avanti un po' per me? Cioè, puoi piegarti in avanti. Oh! Chiederò agli spiriti di rimanere con i miei rivali. E tienila fin quando non ci incontreremo di nuovo. E i suoi, diciamo, i suoi commilitoni, vai, i suoi soldati. Che bellino. Che bellina sta scena. Questo è un modo delle Grassland per dirsi addio. Va bene, ci vediamo, Chris. Avete finito di parlare? Sì. Diciamo tutto quanto. Ok, andiamo. Per prima cosa ricostruiremo il nostro villaggio. Successivamente, Hugo, ti servirà un sacco di allenamento per diventare il mio successore. Spero che tu non abbia deciso di farmi capo appena ora, cioè ora. Tu sei il Flame Champion, chi altro può diventare il prossimo capo, Hugo? Non chiederlo. Ascolta tua madre e basta. Buona fortuna con l'allenamento.
Dannazione. Oh 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 oh. Bisognerebbe vedere che fine hanno fatto Luke, Sara, Uber, tutti quanti. Vabbè, perché Uber è sparito, Sara è stata stordita. Boh. E poi bisognerebbe vedere chi sono sti ultimi personaggi che mi mancavano. Dovrebbero essere tipo quattro i personaggi che mi mancavano. Vedi, è diventato il ponte tra Zexen e Armonia. È ritornato al villaggio delle papere. Ok, è ritornato con la sua ex e ha avuto dei bambini. Dopo aver dato la sua posizione di capo a Yugo, è andata verso l'Alleanza, dove lavora per i Caraia, per il futuro dei Caraia. Come capo del clan delle Lucertole. Si è affacciato alla federazione di Zexen per le battaglie di confine. È ritornato nel suo clan e si è sposato. Ha mantenuto la sua posizione. Quello è tornato a fare la scorta dei caravani. Quello è rimasto al castello di Midgar ed è diventato il fabbro. I caraibi, but dislike the rude and crude. Ecco, la clientela rude. È ritornato. Ecco, ha continuato ad espandersi. Lui invece è rimasto a Midgar. Ha visitato la città, ok. Mentre lei invece è andata verso nuove zone, cercando i libri leggendari che gli sono stati dati da suo padre. È ritornato a Tinto e ha deciso di studiare ad Armonia. Quelli invece sono rimasti. Il ministro Marlowe ha rifiutato. Il ministro Marlowe, che era di Shwigoden 2, Marlowe. Ha guadagnato la fame. È diventato. Ok. Serve come attendente i cavalieri. Ecco, adesso assiste il leader degli Zexen Knight. Il 100%. Attiva in Zexen e Tinto Border Clashes. Quindi i confini di Tinto con. È ritornato all'Exai Village. Invece Percival è tornato a casa. Ecco, mentre invece Fred è tornato nuovamente in viaggio per sconfiggere il male. Lui ha cercato nuove rotte di viaggio nel continente a ovest. Lei è entrata nella scuola di archeologia. Lui invece se n'è andato nel mezzo della notte. Ecco, un bellissimo posto in Toran. E quindi è andato. Lui è diventato un modello di Zexen gentiluomo. Va bene. Per suggerimento di Joe è ritornato al suo villaggio con Tuta e gli altri. Ah, e ha curato la sua infezione. Ha seguito la saga del Flame Champion. Jimba invece è morto, quindi va bene. Lo spirito di Yun vive ancora nel vento delle Grassland, tra gli alberi della foresta di Caput. Quelle sono tornate al villaggio. Sto cercando di leggerli in fretta perché maledizione spariscono subito. Queste cose quando le leggi. Ecco, qui ora c'è Geddo. Grazie a Sasarai si è riunito ovviamente a quella zona di difesa e ancora non riesce a decidere cosa fare nella runa della mano destra. È ritornato alla sua vita nella frontiera di difesa. Lui pure è tornato alla frontiera di difesa. Ecco, quello invece prende per il culo Joker. Geddo ha rifiutato di farla joinare con loro. Ma li accompagna come, diciamo, come training. È andato a sud per una nuova missione, sperando di avere un rematch con Geddo. Invece il suo fato è legato a quello di Duke. Ok, quindi lui è andato in allenamento militare. Lui invece è andato con Duke, Nicholas. Ecco, una volta che il suo contratto è finito, è sparito. E lei invece è sparita insieme a Watari, alla ricerca di Watari.
ha settato i giorni per trovare la 109esima stella. È partita per un viaggio per trovare la 109esima stella. Risponde alle richieste per risolvere. Ecco, quello è il teatro di Midgar. Ok. Quindi quello è rimasto al castello di Midgar, quel maledetto Nadir che per reclutarlo va. Ecco, è ritornato alle Book con un e ha fatto un sacco di bambini con felici. Loro invece sono tornati alle Book e hanno vinto la cittadinanza di secondo. Di seconda classe. E invece Iku quindi si sono messi insieme alla fine. È stato aiutato da... Ecco, Free Trade Zone nel castello di Midgar. E lui diventa ancora Lord. Lui invece è ancora l'assistente di Thomas, capitano delle guardie. Ok, la popolazione di Midgar incrementa e lui ha fatto il suo dojo. La popolazione del castello cresce e lei il suo commercio, diciamo, ritorna a fiorire. Ok, quello è il capo della libreria. Everybody's doing fine. Quel cane. Koroku. È tornato a viaggiare con Toppo e Shabon. Protegge Nei e Shabon. E sogna di aprire un piccolo teatro. Non è sicura di quello che vuole fare, se vuole continuare la carriera da ministrella e seguire Kenpo come maestro. Ha aperto una scuola di ginnastica a Midgar e ha impostato il suo viaggio per vendicare un amico. Ha perso suo padre in un match di bagni. Miwil e l'ha portato indietro a Vinate del Dexai. Quella invece ancora continua a avere il ranch nel castello. Lui è tornato col suo padre. Una volta che la guerra è finita è andato a nord con la sua famiglia. E le sue ambizioni di diventare un cacciatore di tesori come me, come il padre di Mewil, si oppongono a quelle di suo padre, del suo stesso padre. Adesso vedremo gli spazi vuoti alla fine. Che palle. Ha aperto la sua nuova scuola. Albert. Come Albert? Ma io Albert non l'ho reclutato. Per sconfiggere i nemici della Star Dragon Sword è andato in un viaggio verso il sud. Ha finito il suo allenamento militare e si è sposata, ritornata in alleanza. Yamamoto, ma è la figlia di Fred? Era la figlia di Fred. Ecco, quelle se ne sono andate. È ritornata al castello di Brass e ha continuato la carriera come saggia di rune. È andata con Alec nel suo villaggio e lei invece è l'infermiera accompagna Tuta. È diventato il secondo maestro del dojo di Juan. Mentre invece con Gadget Z sono andati a fare un viaggio. Ok. Punta ad avere dei poteri nuovi viaggiando con Belle come suo assistente. Fuchi invece si è riunito con i Cavalieri Dragoni. Mentre invece lei è diventata cavaliere di un Golden Dragon. Ovviamente Bright vola con Fuchi. Sasarai ritorna ad Armonia come Bishop. Sasarai, vabbè, Dios invece è il servitore di Sasarai. E Nash invece se n'è andato senza sapere dove. Uber, un rumor dice che se n'è andato dalle creature. Haressing, Luke's name vanished from the histories of Harmonia. Ma verrà ricordato come quello che ha sconfitto il fato. Scusa, ma che cazzo? Come ho fatto a ottenere, scusa, le loro targhette? Erano loro i personaggi che mi mancavano? Me li devo rileggere. Ma quindi li ho presi tutti? E questa è la fine. Quindi li ho presi tutti i personaggi? Erano loro quattro gli ultimi?
Che cagata. Madonna, ero convinto. Oddio. Luke? Cosa? Il capitolo di Luke? State scherzando? Posso fare il capitolo di Luke? E cosa faccio col capitolo di Luke? Madonna, quasi 2 ore di registrazione ho fatto. Ragazzi, per il momento è tutto. Alla prossima.